Ragazze e ragazzi, ben ritrovati in un nuovo episodio di Alan Wake 2. Ricominciamo esattamente da dove ci eravamo lasciati, alla fine dell'episodio con Alan all'interno del luogo buio, dopo che abbiamo esplorato la metro e siamo riusciti a raggiungere il corpo di Nightingale presente però in questa realtà alternativa. E lì c'è stato il momento dell'overlap, della sovrapposizione in cui il nostro scrittore e Saga Anderson hanno avuto la possibilità di entrare in contatto, di entrare in risonanza in qualche modo. Ora premerò continua e sono molto curioso di sapere dove andrà a parare il gioco. Lo so, faccio sempre queste premesse, questi panegirici, questi elogi nei confronti del titolo, però è bello giocare a qualcosa senza sapere cosa ti aspetterà da un episodio all'altro. Questa è la sensazione che provo. Molto spesso sono proprio in hype, sono proprio gasato perché è tutto originale, tutto nuovo e è bello lasciarsi trasportare, ecco, il naufragarmi è dolce in questo mare, o anzi, in questo oceano. Andiamo. Ah no! New York, ok! Siamo ancora con Alan. Quindi il gioco è equamente bilanciato, eh? Abbiamo fatto una lunga parte introduttiva con Saga, e adesso impersoniamo ancora Alan. Ok, bene, vi dico la verità, sono contento, eh? Sarei stato comunque felice di tornare nei panni della detective, ma c'è poco da dire. Queste sequenze sono così ispirate, evocative, particolari che non mi dispiace affatto viverle ancora per un po'. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Lo scrittore della prima parola non ha scritto anche l'ultima, al terrore della luce e dell'ombra essa prossima. Il terzo occhio è spalancato per proiettare la notte truce. È giunto il momento di scrivere, veloce. Questo è il rituale per farti proseguire. I tuoi amici lo vedranno quando arriva la tua fine. Ok. Abbastanza criptico. Ma sì, chi l'ha scritto questo? Non l'abbiamo scritto noi. Altra ispirazione? Un eco. Stepping to the murder site, I'd felt it hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier. Oh, e siamo di nuovo qua. Siamo di nuovo all'ingresso di Caldera Street. Ok, allora, questa è un'ottima occasione per aprire la mappa, ma siamo stati veramente molto, molto bravi, eh? Ci sono voluti due episodi pieni, diciamoci la verità, però a livello di esplorazione abbiamo veramente dato. Ok. E anche per quanto riguarda la mappa The della station had città. changed. I was closer now. Abbiamo fatto un buon lavoro, eh. Poi voglio tornare con Saga ad esplorare anche le altre zone, perché invece con Saga non ho esplorato con la stessa cura i dintorni di Cauldron Lake e Bright Falls. Eccolo il palazzo. Parliament Tower, Parliament our home in Tower. New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing?
Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Propendo per la seconda. Allora, la stazione di Caldera Street non ci serve più. Strano dire una cosa del genere, ma è la verità. Per cui, addio. Allora, Parliament Tower, esatto. Pulito bene anche qui. Che belle queste mappe. Mi ricorda davvero tanto di Evil Within. In particolare il 2. Una perla sottovalutata, veramente un peccato. Perché aveva dei concept in qualche modo simili a Alan Wake. E secondo me aveva un gran potenziale come franchise. Doveva uscire un terzo capitolo, ma credo che non abbia avuto successo. Sta squillando un telefono. Sarà sempre lo stesso? The Dark Place. Esatto. Sempre lo stesso, sì. Eccolo. Chi c'è dall'altra parte della cornetta? Hey Alan, thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch. Wait. Scratch. E se il nostro interlocutore fosse proprio Graffio, ragazzi? Comunque, allora, qualcosa è cambiato, eh? Qua intanto c'erano tutti i poster di Casey che non ci sono più. E c'è scritto ovunque The Dark Place. Il luogo buio, il luogo scuro. Parliament Tower. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? A quanto pare... Questa storia l'abbiamo scritta veramente noi? Quella di Alan Wake, del culto, della setta della parola e di questo agente dell'FBI che sta investigando per scoprirne di più? Inizio a dubitare di qualsiasi cosa, ragazzi. E il gioco è molto efficace nel trasmetterci queste sensazioni. Lo smarrimento. Lo straniamento. Oh. Oh. Tormento. Ai ai ai. Alice's photo equipment set to go off when the door opens. Beh, abbiamo citato The Evil Within 2. Chi l'ha giocato o ha seguito la serie sul mio canale avrà capito a cosa mi riferisco e l'associazione che ho appena avuto vedendo questa situazione, insomma. L'attrezzatura di Alice. Tormento non promette davvero nulla di buono. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Sapevamo che il rapporto tra Alice e Alan non era dei migliori in realtà. Lui nel pieno del suo brocco creativo si era alcolizzato, la trattava piuttosto male
E se vi ricordate, quello che ha scatenato tutto fu proprio una litigata nella baita vicino a Coldron Lake, quando Alan aveva scoperto che quella che credeva fosse una vacanza per distendersi era in realtà per Alice un modo per convincerlo ad andare a seguire la terapia del dottor Hartman per superare il blocco dello scrittore. E questo aveva fatto incazzare tantissimo il nostro, tanto che poi, insomma, in una reazione a catena, Alice scomparve, innescando, dando vita a quello che poi è stato il plot di Alan Wake. Alice. Allora, scegliere foto per poster mostra. This is a photo of Scratch. Questo è Graffio. How did Alice get this? Is he stalking her? La sta spiando, eh? Graffio aveva detto che sarebbe avvicinato a lei, forse. This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Questo simbolo. Una spirale. Ok. È sempre stata così la casa, me la ricordavo un po' diversa. Forse mi sbaglio. Alice's video camera. Ok. No memory card inside. D'accordo. Dobbiamo trovare la scheda di memoria. Video hard dog nelle schermate. Mult. Punto focale del luogo buio. Ok. Parte 1. E qui abbiamo la nostra scheda. What was Alice working on? Da 64 giga. Vediamo. Scheda di memoria. È quello a cui mi riferivo prima, ragazzi. Sometimes.
6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Non è Alan. È Graffio. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. Around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. Ecco le locandine che vedevamo fuori. Alice. Oh, caspita. Esatto, Graffio la stava terrorizzando. The Dark Place, The Art of Alice Wake, ragazzi, che figata. Che figata incredibile. È il nuovo luogo nel quale dobbiamo entrare? Lei è sempre vissuta all'ombra di Alan, all'ombra del suo successo, della sua fama. Non è mai riuscita a intraprendere una propria carriera fotografica e i lavori che è riuscita a rimediare sono stati rimediati appunto grazie ad Alan. E quindi non erano foto veramente sue. Ok. Sono contento che il gioco abbia comunque fatto questo ripasso, questo riepilogo su quanto avvenuto ad Alice e ad Alan una volta raggiunto Bright Falls a Washington. Ve l'avevo fatto io poco prima, però insomma, era doveroso. Ok. Return, trofeo guadagnato. Ma cosa? Questo pezzo, certo che l'abbiamo sentito già. Oddio. Ok. Questo è decisamente strano. Questo è un loop. Loops forever this road, eh? L'ascoltiamo fino alla fine. Voglio sapere se cambia qualcosa. Magari si distorce la voce, la musica. Somehow this window becomes a trap.
forever I am fading to black. Forever I am circling back just to fall into this trap. Just to fall into this trap. Winding road. Ok. Fuori dal luogo buio. Let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah, yeah. But so has your evil doppelganger, Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, yeah. Making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that Dark Presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all the shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into Bravissima Saga Anderson, ottima domanda. I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Ed eccoci di nuovo in controllo. It's insane. And there's so much of it. Decisamente difficile da digerire questo interrogatorio. Conosci la setta dell'albero, Alan? Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch.
in the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. Collaborano con Graffio? If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Possiamo profilare Alan. Alex, tu cosa ne pensi? Hai mal di testa, eh? Ti premi le tempie, beh, ti capisco, caro. È veramente tosta da digerire. Graffio, la presenza oscura, sta provando a riscrivere questa realtà, la nostra realtà. Mi sfugge ancora come Alan sia riuscito a sfuggire dal luogo buio una volta per tutte, eh? Allora, 1, 2, 3, 4, Watery. Ah, ecco, ok. La prima vittima. Ok. Non si può esaminare meglio, eh? Perché anche questa lavagna è interessante, questo tabellone. Ok, allora. Caro Alan, tieni i demoni in capa, eh? Rest easy, buddy. Un altro di questi. Adesso accediamo al palazzo mentale. Voglio solo finire di dare un'occhiata intorno. Oh, ehi, ah ok, questa è l'area Lerax, salvataggio rapido, ok, rieccoci, miglioramento arma, non posso fare qualcosa con 5, ah, dobbiamo trovare più pezzi di manoscritto, eh? Decisamente. Non ho esplorato troppo bene, però ora ho intenzione di farlo. Ancora 10. Pagine del manoscritto. Non abbiamo aggiornamenti da questo punto di vista. Ok. Tabellone del caso. Interrogatorio di Alan Wake. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Ok. Dov'è il clicker? Non posso dire di capire tutto quanto, ma se Wake sta dicendo la verità, allora il suo interruttore magico è la pista più concreta. Iniziamo da lì, anche se definirlo magico è un eufemismo. Wake, la setta dell'albero, è in possesso del clicker. Stavo già indagando sulla setta. Due piccioni con una fava. Cult. Yes. Yes. They have the clicker. Ok, poi riprendiamo il fascicolo sulla setta dell'albero. Oh, ho sbagliato. Avete pazienza. In realtà abbiamo la storia e la setta dell'albero come fascicoli. Partiamo da questo. Forse la setta venera Graffio. In fondo hanno il clicker. Quindi, chi è coinvolto? No. Scopo della setta, ok, perfetto. La setta lavora per Slash con qualcuno. Perché lavorare per Graffio? Cosa ci guadagna la setta? Working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Chi è coinvolto? Ok. Per quanto riguarda la storia, invece, the pages we've been finding are from a horror story called Return. Written by Alan Wake,
and the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Esatto! L'ho fatta anch'io questa gag saga, non poteva essere una storia d'amore. Ok. In che modo la storia cambia la realtà? Regole? Il luogo buio? Il luogo buio, Wake ha scritto un libro intitolato Return. Graffio l'ha fatto diventare una storia dell'orrore e gli eventi descritti lentamente si stanno avverando. E gli eventi descritti lentamente si stanno avverando, perdon. Ok. Initiation è il libro di Graffio? La storia cambia la nostra realtà poco a poco, il processo è graduale. Significa che l'effetto non è immediato e c'è ancora tempo per sistemare le cose. Il luogo buio. Nel luogo buio presenta un'entità chiamata presenza oscura. Secondo Wake, a volte la presenza oscura può prendere le sue sembianze. Ma come? Perché? Wake, Graffio e la presenza oscura sono intercambiabili. Quando la presenza oscura sembra Wake, si fa chiamare Graffio. Piuttosto comodo avere un gemello malvagio. O un doppelganger. Wink wink. Terrò d'occhio la situazione. Wake. Sotto forma di Graffio, la presenza oscura sta modificando la storia di Wake. Vuole trasformare il mondo in un fottuto incubo. Ok, beh, ovviamente non posso permetterlo. La torcia sembra indebolire i posseduti, eh? Ok, forse questo è per dopo. La finzione che viene a contatto col luogo buio ha il potere di cambiare la realtà. Di questo fa parte del... No? Della presenza oscura? Scusate. Ok. Non me l'ha preso. Quindi qualsiasi cosa scriva nel luogo buio diventa realtà? Non può essere così semplice. Purtroppo lo è. Come fermare la storia? Devo avere il clicker prima di Graffio. Grazie ad esso la storia può essere cambiata e Graffio verrà rispedito nel luogo buio. Ok, il clicker. Un interruttore magico. Da dove comincio? Dalla setta. Se non lo fermiamo, Graffio sarà la storia per cambiare definitivamente la realtà all'inizio della festa del cervo. Ok. Quindi abbiamo solo 2 giorni per fermare tutto. Doesn't make sense. No. Wake è rimasto intrappolato nel luogo buio per 13 anni. Direi che va qua. Esatto. Wake è rimasto in un altro mondo per tutto quel tempo. Un'altra strana realtà. Il luogo buio si è fuso con la nostra. Questo posto è il luogo buio. La pagina di prima quest'area è sovrapposizione. Esatto. La pagina descrive la sovrapposizione. Sembra collegata al luogo buio dove era Wake. Sono entrata nella sovrapposizione di Cauldron Lake recitando la poesia. E questo risponde alla domanda come entrare. Il poema parlava di una leggenda locale, il cuore perduto di una strega, del terrore. Ok. Non capisco dove mettere questa voce, sapete? Forse nel luogo buio? No? Ah, ok. Sembrava di averlo fatto, comunque. In effetti ha senso che la luce riesca a contrastare anche la presenza oscura. All'interno della luce intensa, Saga si sentì al sicuro, come se lì niente potesse nuocerle. La presenza oscura e i posseduti non possono raggiungere le zone illuminate. E qua, invece, abbiamo finito, direi. Ok. Profilazione. Wake. La setta e il clicker. Has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch Graffio via il mio lavoro. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake.
Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Giusto. O viceversa. O viceversa. Chi può dirlo? Mamma mia. Ok. Ok. Mr. Wake, I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Certo che le tratteremo con cura. Brava Saga, veramente molto brava. Ottima intuizione. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time. In the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Allora, leggiamo più nel dettaglio. Nella roulotte alla periferia di Watery, Saga vide il famoso clicker di Wake per la prima volta nelle mani della setta dell'arpo. La sua mente vacillò per quello che la storia dell'orrore affermava su di lei, sulla sua vita, sul suo passato. Non lo accettava. Uscì dalla roulotte, aveva bisogno di aria, ma non era sola. Un seguace la stava fissandola dietro una maschera da cervo. Saga estrasse l'arma, gridò. Lo rincorse. Spoiler, perfetto. Questa è l'unica pagina che avevi, Alan, ci dobbiamo fidare? Va bene, faccio un altro save. Ok. In realtà potrei anche fare un salvataggio manuale, va. Non si sa mai. Ok. Wake has more information. Ah, ancora informazioni, Wake. Di fargli altre domande, ma si è aggiornato qualcosa? No. Scusate, Fatemi vedere rispetto al tabellone del caso se ci sono... Ah, sì, c'è ancora un fascicolo non completo. Sulle tracce della setta. Torniamo qua. Nella roulotte alla periferia di Watery, Saga vide il famoso clicker di Wake per la prima volta. Quindi, aggiorniamo. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. Il clicker è in mano alla setta da qualche parte a Watery. La roulotte sembra importante. Trova le prove. Ok. It's all on the page. The clicker... The cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. On the flannel. D'ora in avanti puoi passare dalla storia di Alan a quella di Saga e viceversa interagendo col secchio nella sala relax dell'inserviente. Gioca nell'ordine che preferisci. Avevo sentito di questa cosa, che due personaggi sarebbero stati intercambiabili. Ok. Beh, abbiamo giocato con Alan parecchio, per cui adesso andremo avanti per un po' con Saga. Sono curioso di capire, però. Questa meccanica di alternanza tra i nostri avatar, in una storia così lineare, è fatto per dare varietà al gameplay, alla narrazione? O c'è qualcos'altro dietro? Per ora. Manteniamo il controllo di Saga. Hi, welcome. Oh. Okay. Hi. Past favorite Deerfest quotes. Go. The yarn puppet monstrosity. The stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady dead marble eyes still give me nightmares. Qua ci sarebbero dei bellissimi effetti di luce che però vedete. Nemmeno PlayStation 5 è in grado di... 100 bucks says there'll be at least one vendor
elaborare così bene. Fatemi provare a fare una cosa, vediamo. Una cosa tecnica, però ci sta anche considerare questi aspetti. Passiamo alla modalità qualità. Non cambia niente da questo punto di vista. Oh no, si cambia. Ma abbiamo abbassato il frame rate e aumentato la risoluzione. Però il motion blur è terrificante in questo caso. No, ragazzi. Assolutamente, torniamo in modalità prestazioni. Cavolo. È un'altra vita, mi spiace per quelli che dicono che la modalità fedeltà è la migliore, ma non sono d'accordo. Allora, abbiamo trovato una nuova cassetta, ce la vediamo da qui. Washington's best coffee themed amusement park. All of our attractions are family friendly and available to children of all ages. Just like our coffee. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin. Hold on for dear life on the Espresso Express. L'Espresso Express. Oh! Soak in some local history at the Huatari Well, where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. Come join Mocha Moose and the goats at our amusement park. L'esalcitante parco zoologico. Seriously, stop feeding our goats coffee. Seriously, it's not amusing. Take in amazing views from the slow roaster Ferris wheel. I can almost see the watery lighthouse trailer park. This is so much fun! And finish off at our beautiful gift shop where seniors and children under 10 receive a 9% discount on keychains and propane tanks! Welcome to Coffee World! We guarantee you'll have a great time! È una figata Coffee World comunque! Ok. Cosa cazzo ho appena visto, parte 2? I can't force it open. E allora non forzarla. Certo che ci sono alcuni interni che sono veramente buissimi. Non so come fa la gente di Bragg Falls. Bollettino meteorologico di Tapio. Vediamoci anche questo. Questa è una trasmissione radio. You're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town. Parla di noi. Sure, you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Mamma mia, il bollettino meteorologico basato sulla superstizione. Fantastico. So, molto da paese, Ok, chiamiamo qualcuno di serio. Questo umorismo, ragazzi, è bellissimo. Tapio. Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. Bellissimo. Over the next week. Also rain. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they have the shape of a swan. Long neck and everything. Ho ottenuto. So you're a fan of swans. No. No. Ok. Credo di aver ottenuto un'altra cassetta nel frattempo. Aspettate. National Nightmare.
Ah, ok, questo è un brano. Ah, vabbè, allora magari ce lo ascoltiamo un'altra volta, Tanto è ancora qui in sottofondo. Che libri sono? Something About Water, qualcosa riguardo là. Ehi, 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 ehi! Ma questa è nostra figlia? Questa è Logan? Ma è la nostra stanza? Spero. Sì, credo di sì. North American Feld. Oh, mamma mia, mi sono spaventato. Sì, sì, c'è la giacca dell'FBI, perfetto, siamo noi. Lo specchio. Anche questa stanza super hotel di Twin Peaks, di cui adesso però non mi ricordo il nome. Però la stanza in cui si risveglia Bob Cooper, anche il bagno era in questa esatta identica posizione. Chissà se c'è un easter egg se ci guardiamo allo specchio, ma non possiamo guardarci allo specchio. Ok. Questa è la stanza di Casey? No. Questa è la sala giochi. Oh. Control Lake. Cercare notizie di Sharia concentrandosi sul 2010. Fare controlli incrociati con l'archivio dei casi della strada di New York. Somiglianza, analogia nelle modalità? Parte della stessa serie? Scoprire il nome del caffè buono della tavola calda. La setta di New York, questa è la stanza di Alex, senz'altro. Ok, a giudicare da tutti i caffè direi proprio di sì. Ok, riviste d'armi, balestra. La setta di New York chiaramente ci rimanda alla setta del culto della parola che abbiamo visto e sentito nel luogo buio, eh? Please do not disturb. Ehi. Cosa? Ok. E qua? Tammy non voleva che venissi. Ah, questa invece è la stanza dei Booker. I testimoni. Si vede, non che il viaggio mi stia aiutando. Pensavo che uscire dalla città mi avrebbe ispirato, ma Bright Falls non è altro che un mucchio di alberi e vetrine vuote. Devo trovare qualcosa. Sono stufo di scrivere opere da un atto su quanto il mondo faccia schifo. Pensavo che le critiche feroci mi facessero sentire un vero artista, ma non so, non fa per me. Io voglio scrivere qualcosa di strano, qualcosa di fuori dal coro, di autentico. Ma cosa? Fanculo questa città. Non voglio neanche pensare a quello che è successo ieri sera. Però è strano, stando qui nella stanza dell'hotel alcuni pezzi iniziano a combaciare. Un'idea per una nuova opera, una setta speciale che fa a pezzi la galassia alla rovinosa ricerca di da definire. Un lupo solitario, un artista che vaga tra le stelle finché il destino non gli fa incrociare la strada della setta. Cast nero, musical, opera rock. Ok, un'idea piuttosto stravagante, ma per un'opera rock potrebbe funzionare. Oh, abbiamo trovato una pagina del manoscritto. Così. Ed ritorna a Cauldron Lake. Vi ricordate di Ed? Ah, certo. Quando noi abbiamo iniziato il gioco, nei panni di Robert Nightingale, vi ricordate che subito dopo aver mosso i primi passi fuori dal lago, la luce di una torcia ci ha investito. Abbiamo sentito una voce dire, Ed, andiamocene. Quindi erano proprio i Booker. In quel momento erano lì. Da quando il suo ultimo spettacolo chiuse, Ed non fu più lo stesso. Non era la prima volta che una delle sue produzioni si concludeva in anticipo. Un commento sociale pungente in un unico atto non faceva certo il tutto esaurito. Quando Tammy gli disse che doveva andare a Bright Falls per una ricerca, lui decise di accompagnarla perché voleva trovare l'ispirazione. In realtà voleva solo prendersi una pausa dalla città. Ma di certo aveva bisogno di trovare qualcosa, una voce, una direzione, un'idea. Qualcosa di autentico per se stesso. Ed sapeva di non poter continuare a finanziare la sua arte con i soldi di Tammy. Dopo la discussione con Tammy, Ed uscì di corsa dalla tavola calda e guidò fino a Cauldron Lake con la macchina presa a noleggio, per dimostrare qualcosa. Ora, nel bosco scuro, col sole nascosto dagli alberi, Ed desiderò di poter ricordare che cosa doveva dimostrare. Qualcosa riguardo alla mascolinità. Si maledisse e si voltò per andarsene. All'improvviso fu accecato da una luce puntata in faccia. Sentì delle voci e delle mani che lo spinsero a terra. Ed cercò di ribellarsi. Ma invano. Ok. Un'altra? Questa è la storia dei Booker, eh? Tammy picchiettava con la penna sul taccuino.
Al suo arrivo, anche Alan Wake aveva preso lo stesso traghetto. Era stato il mezzo con cui è arrivato a Bright Falls, i primi passi oltre la soglia. Lo scrisse sul taccuino, aveva sempre trovato utile mettersi nei panni della vittima, fare le stesse cose, vedere ciò che aveva visto, dava un tocco di colore in più al libro. Tammy sentì delle gocce di pioggia che le bagnavano il viso. Oddio, ancora? Si sollevò il cappuccio. La pioggia non sembrava voler smettere, le mancava New York. Fino a quel momento non si era rivelato il semplice viaggio di ricerca che aveva immaginato. Prima l'incidente al lago, poi la lite con Ed. Non sorprende che gli animi si fossero scaldati. Erano entrambi tesi dopo ciò che era successo. Tammy aveva detto cose di cui poi si era pentita. Guardò il porto, fu attraversata da un brivido. Sperava che Ed non facesse niente di stupido. Ok. C'è la signora che sta continuando a bussare. Vabbè, cazzo, Saga, mi hai spaventato. Non aprire le porte in questo modo. Ah. Cosa? Hello. It won't open. Questa non si apre. Tu sei sospetta, amica mia. Ok, ragazzi, allora, direi che abbiamo fatto del gran casseggio. Ma ci voleva anche questo. Siamo andati molto veloci, in realtà, nel prologo. Non abbiamo esplorato bene Bright Falls e nemmeno Coldron Lake. Ma adesso ho intenzione di recuperare, anche perché comunque le pagine del manoscritto opzionali approfondiscono parecchio della storia e dei personaggi secondari, perciò è la prima run. Non mi dispiace l'idea di rallentare un attimo. Piuttosto fare uscire più episodi al giorno. Se ce ne saranno di più statici. Eccoci qua. Ok, allora, un'altra cosa che mi piacerebbe capire. Esatto, e se posso tornare a Coldron Lake. Allora, ragazzi, facciamo così. Chiudo qui l'episodio. Ok. Io magari mi farò un bel giretto per Bright Falls. Continuo comunque a registrare. Se trovo qualcosa di interessante ve lo mostro. Questo è il centro di riabilitazione della clinica del dottor Erdman. La casa di riposo Valhalla. Ah, sì, sì, sì. Dobbiamo andare a Watery. Ok, ma prima voglio un po' tornare nelle zone già viste con più calma, molta più calma, assolutamente. Bene, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi rimando a una prossima puntata. Statevi bene, alla prossima, ciao ciao!